È appena terminata la conferenza di Genshin Impact 3.8, dove sono stati mostrati tutti quanti i contenuti, o almeno la parte più importante. Quindi vediamola insieme qui su Twitch e qua su YouTube dopo una breve intro. È iniziata e finita anche la conferenza di Genshin Impact 3.8, dove sono stati mostrati tutti quanti i contenuti. È stata una conferenza davvero davvero bella, soprattutto il finale, ma ci arriviamo subito. Iniziamo facendo un riassunto rapido di tutto quello che abbiamo visto e discutiamo quello che abbiamo visto. Il trailer finisce e subito dopo ci mostrano il primo codice, che vi invito subito a riscattare, che vi dà 100 primogems e 10 cristalli. Dopo il primo codice abbiamo avuto la conoscenza prima dei banner. Siamo venuti a conoscenza dei nuovi banner, che sono la prima fase con Eula e Klee. Finalmente, ragazzi, Eula torna. Finalmente, dopo tanto tempo, dopo che si dava per morta, si dava per andata via, finita, non c'è più, si dava per sparita, Eula ritorna tra di noi. Finalmente potete andare a pullare la vostra Eula. Ritorna anche Klee. Quindi chi piace Klee, chi manca Klee, chi vorrebbe prendere Klee, potrebbe prendere anche lei. Fan numero uno, ve la consiglio. Però ovviamente Eula è molto importante, perché è forte, è un bel personaggio, anche se attualmente un pochino scesa rispetto a come era prima. Quindi da vedere un pochino se col tempo, con Fontaine eventualmente, potrebbe migliorare. Chi lo sa, potrebbe migliorare Eula con Fontaine. Tutto è possibile. Vedremo. I personaggi 4 stelle non sono annunciati, non li possiamo sapere attualmente. Vedremo se avrà a che fare anche con colei che si è vista tipo nel trailer, quindi potrebbe esserci, chi lo sa. La seconda fase invece comporta Kokomi e Wanderer. Kokomi, personaggio importantissimo che io vi invito ad andare a pullare. Scaramouche dipende anche da voi, se vi piace il personaggio, se non ce l'avete, però io vi consiglio di prendere Kokomi, ragazzi. Se non avete ancora Kokomi, per me in questa fase, in questi banner, è un must. Per me dovete puntare tutto su Kokomi. Faremo poi un video in cui spiegherò un pochino pro e contro di ogni personaggio e capiamo bene un po', diciamo, la guida e banner che ho sempre fatto, quindi poi non perdetevi poi quel video. Poi andiamo avanti, ed è stato mostrato l'hangouts di Kaeya, che personaggio si è visto nel trailer, farà parte abbastanza fondamentale di questo nuovo evento che tra poco vediamo subito. Kaeya è stato annunciato come hangouts, ma non solo, perché subito dopo è stato annunciato, e qua ce lo vediamo, subito dopo sono state annunciate due nuove cose molto belle: la skin di Kaeya e la skin fenomenale di Klee. Klee avrà la sua skin e anche Kaeya avrà la sua skin. La skin di Klee è dedicata a uno stile un po' magico, che in realtà non è stile Halloween, se ci pensate, nonostante è una streghetta, però non è uno stile di Halloween. Halloween sarebbe stato più dark, mentre invece è uno stile magico, così come questa nuova area. Questa nuova area ce l'hanno fatta vedere come area magica, quindi carino per questo aspetto. Mentre invece Kaeya ha una skin ispirata a Sumeru, e ha questa treccia che è bellissima, bellissimissimissima. Però raga, la skin di Klee che dovrebbe essere una skin 5 stelle, e normalmente, e se sarà come la skin di Diluc, avrà anche delle nuove animazioni. Se dovesse essere una skin come quella di Diluc, avrà delle nuove animazioni. Mentre invece la skin di Kaeya dovrebbe essere una skin 4 stelle. A proposito della skin di Kaeya, prima di tutto, nuovo codice, questo codice qui, potete riscattarlo, avere 100 primogem e 5 libri. E poi abbiamo, è stata annunciata la nuova area. La nuova area, che è un'area ispirata a tipo i parchi giochi, mettiamola così, il parco divertimento di Sumeru, in cui abbiamo questo stile fantasy, però con un sacco di giochi, montagne russe, di tutto e di più, ispirata proprio ai parchi giochi. Il primo evento, l'evento principale, ci permetterà di avere la skin di Kaeya gratuita e una copia di Layla. Quindi skin gratuita di Kaeya e una copia di Layla, oltre ovviamente a primogems, cristalli, roba per i talenti e quant'altro. L'evento sarà composto da alcuni minigiochi, ad esempio questo minigioco ha a che fare con dei voucher che andiamo a prendere in giro per la mappa, oltre a casse e quant'altro. Questa nuova mappa, che è il nuovo arcipelago praticamente, la nuova mappa temporanea a evento, quindi poi finirà a un certo punto. L'altro minigioco che è compreso in questo evento principale è un evento
momento in cui noi andiamo a proiettare un gioco in 2D, entriamo nel gioco in 2D e giochiamo come un personaggio in 2D. Molto carino, molto divertente. Grazie per il follow, Luciano, su TikTok. Questo gioco l'abbiamo visto anche come web event tempo fa. Poi abbiamo, ragazzi, siamo in parchi giochi, abbiamo le montagne russe. Abbiamo le montagne russe di Genshin Impact. Bellissimo. Voi andate a fare appunto i percorsi delle montagne russe, secondo me sarà una figata assurda. Poi abbiamo un altro minigioco che è composto di altri 4 minigiochi, in cui uno andiamo a sparare questa roba in aria. Questa roba in aria qua andiamo a sparare con questo oggetto. Carino, divertente. L'altro minigioco, un po' lentino, a me ricorda il volo con le scope di Hogwarts Legacy, in cui abbiamo questo nuovo esserino che sembra una pera con il sedere, che deve fare questo percorso a rallentatore, deve fare questo percorso un po' lento e arrivare alla fine dei percorsi. L'altro minigioco ancora ha a che fare con dei combattimenti da fare, sono classici combattimenti in un palcoscenico, dobbiamo aumentare quella barra gialla. L'ultimo minigioco di questo evento, Baywatch, culetto con la coda, l'ultimo minigioco, praticamente abbiamo questo gioco con questa roba da lanciare. In realtà questo gioco si chiama Bennington, una cosa del genere, se non sbaglio. E dobbiamo lanciare queste sfere, questi piccioni, questi uccellozzi nei vari quadrati. Più riusciamo ad andare nel quadro finale, più punti facciamo. Una volta finito l'evento principale, ci hanno mostrato, ci hanno detto che ci sarà l'Oyo Fest 2023, e stanno annunciato il nuovo album di canzoni di Genshin. E poi abbiamo l'ultimo codice che dà 100 primo gems e 50.000 mora, riscattate anche questo codice. Infine ci hanno mostrato i 4 eventi, a parte il principale, cioè l'evento questo qui che ci permette di catturare i nemici e ci dà gli animali e ci dà delle primo e altre risorse. Poi abbiamo l'evento delle spedizioni, dobbiamo fare delle spedizioni che ci daranno primo, gems e altre risorse. Poi abbiamo un altro evento ancora che ha a che fare, cioè in realtà spedizioni sarebbero spedizioni di combattimenti, perché dobbiamo combattere in questo evento. Poi abbiamo un altro evento ancora che ha a che fare con quelli che io chiamo i giochi estivi, in cui dobbiamo fare dei giochi anche in cooperativa, che sono delle challenge tipo lancia la pallina dentro a un bersaglio, prendi le monete, la partita di calcio, abbiamo gli slime da lanciare dentro la porta e cose così. Io li chiamo giochi estivi perché sembrano giochi estivi. E poi sono state annunciate delle nuove carte e delle nuove modalità per il gioco di carte, il gioco dell'invocazione del genio. Quindi queste sono tutti quanti gli eventi che avremo nella 3.8. Concludendo, ha annunciato la nostra Alice, la mamma di Klee, hanno fatto vedere il trailer di Fontaine. Rivediamoci, raga, bellissimo. Raga, ma guardate, ci sta il tram, ci sta la metro, ci sta la metropolitana. C'è la metropolitana. Ma la cosa più importante di questo trailer, a parte il nuovo personaggino. Grazie per il follow, grazie mille, kawaii. A parte questo nuovo personaggino, a parte l'aria nuova che è bellissima, ci fanno vedere dei sotterranei, ci fanno vedere sia sopra che sotto Fontaine. Ma soprattutto, ragazzi, ci fanno vedere questo. Signori, abbiamo l'esplorazione sott'acqua. Abbiamo ufficialmente l'esplorazione sott'acqua. Possiamo finalmente andare effettivamente a nuotare sott'acqua, catturare cose, presumo, piante, animali e quant'altro, ma anche combattere. Abbiamo una sorta di tipo combattimento. Vedete questa roba qui? Sembrerebbe un combattimento, sembrerebbe. Non solo una cattura di animali, ma proprio un combattimento. Quindi poi vedremo nei dettagli, poi quando sarà la 4.0 ci saranno i dettagli. Però sembrerebbe un combattimento vero e proprio. Cioè sembrerebbe che si possa combattere, non solo esplorare. E comunque questa si conclude così la conferenza della 3.8, poi ti salutano, ci sa, vabbè, qua questo video non si capisce niente. Si conclude la conferenza con i saluti, con Fontaine, siamo rimasti molto contenti di questo sneak peek di Fontaine, e quindi possiamo tornarcene a casa
tutti contenti e in attesa che Fontaine arrivi, perché vi ricordo che Fontaine non uscirà adesso, ma uscirà nella 4.0. Il video si conclude qua, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un bel like al video, commentare facendomi sapere cosa vi piace di più di questa conferenza, se pullerete sui banner di Eula e Klee, oppure Kokomi e Wanderer, se vi piace la nuova area, cosa ne pensate del trailer di Fontaine con la possibilità di nuotare, ufficialmente lo sappiamo, quindi vi ringrazio un sacco, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Ci vediamo in live su Twitch e qui con il prossimo video. Ciao!